Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come leggete dalla mia maglietta, on Wednesdays we were pink, quindi è mercoledì oggi. Volevo fare un video un po' diverso dal solito, dato che ho dei nuovi iscritti. Volevo approfittarne per fare un get to know me tag, quindi tipo rispondere a una serie di domande su di me, così potete conoscermi meglio e anche possiamo conoscerci a vicenda, perché dovrete scrivermi nei commenti anche voi le vostre risposte al Get to Know Me tag, così ci conosciamo, facciamo una specie di presentazione e possiamo partire alla grande con nuovi video conoscendoci tutti un po' meglio. Fatemi sapere se è una bella idea o se è una cazzata, però vabbè, adesso vi faccio vedere cosa sto facendo. In realtà ho iniziato questo video alle 12.46, quindi ho già fatto colazione con il mio solito yogurt col cioccolato, le gallette di riso al cioccolato. Ve lo faccio vedere qua nello schermo se ho una clip, altrimenti magari una foto, adesso vediamo. Comunque sto facendo il meal prep per i prossimi giorni. Queste sono due porzioni di patate che sto bollendo. Qua ho un pentolino che sta scaldando perché sto facendo un pancake con questa avena istantanea di Prozis, questo è gusto cioccolato, e l'ho mescolata con l'albume. Adesso devo togliere questi grumetti con la frusta. Dopo che l'ho mescolata, la verso nel pentolino, aggiungo dentro il burro d'arachidi, lascio cuocere e poi è pronta. Quindi sto facendo un po' di meal prep, però durante questa giornata vi rispondo a qualche domandina. Innanzitutto nome, età. Allora, io sono Clara, piacere. Sono Clara, mi chiamo Clara Monaco e ho 26 anni. 26. In realtà devo confessare che dopo i 18 anni ho smesso di contare la mia età e quindi credo di avere 26 anni. Ne farò 27 a settembre. Già stanno spuntando i primi capelli bianchi, non so se si vedono, però ne ho alcuni. Vabbè, ora non li trovo, però in qualche video potete anche vedere qualche capello bianco che ho. Ancora non mi azzardo a tingerli tutti perché mi piace il mio colore naturale. Però vabbè, sì, questo è il mio colore naturale comunque, altro fatto su di me. Vedete che ho messo il burro dentro il pancake e ho coperto con dell'altro impasto. E i burri che ho messo stavolta sono questo alle noci pecan caramellate, questo è di arachidi, e questo di mandorle 100%, ho fatto metà e metà. E non volevo mettere solo questo qui, quindi ho messo anche questo qua che ha solo mandorle dentro, quindi è super super sano. E qua ho veramente l'imbarazzo della scelta, quindi è un po' difficile scegliere ogni volta, però mi sono decisa. Intanto che si cuociono le patate rispondo a qualche altra domanda. Allora, le ho segnate un pochino nel telefono. Dove sei nata e dove hai vissuto? Allora, io sono di Verona, attualmente mi trovo a Verona, quindi sono tornata alle origini dopo un po' di vagabondaggio in giro, perché ho vissuto a Verona fino a quando sono andata al liceo. Dopo il liceo ho vissuto a Venezia 2 anni e mezzo. Dopo quei 2 anni e mezzo sono andata a vivere a Edimburgo un 6 mesi, quindi l'altro mezzo. A Edimburgo ho fatto un semestre di studio all'estero. Nei 2 anni e mezzo in cui sono stata a Venezia però ho fatto anche un'estate a Londra lavorando come manager in un ristorante. Dopo Edimburgo mi sono laureata sempre a Venezia, però non vivendo a Venezia, cioè vivendo qua a Verona facendo cose a distanza. Poi ho vissuto un pochino a Verona prima di andare in Inghilterra a Guildford, che è tipo a 20 minuti di treno da Londra, per un anno. Ho vissuto lì per un anno facendo avanti e indietro tra Guildford Verona e Guildford Arona, perché lì ci viveva il mio ex ragazzo. Gli aerei erano i miei migliori amici praticamente. Dopo essermi laureata a Guildford sono tornata a Verona barra Arona, perché praticamente vivevo nel Lago Maggiore dal mio ex ragazzo. E dopodiché c'è stato il lockdown, quindi io sono tornata a Verona. Ho vissuto il primo lockdown a Verona e dopo il primo lockdown sono andata ad Arona, mi sono trasferita lì. Però poi è andata male con il mio ex ragazzo, quindi sono ritornata a Verona. Ed è da luglio
del 2020 che io sto vivendo a Verona, mi trovo molto bene perché è una città grandina, però comunque a portata d'uomo, quindi mi piace perché c'è tutto, ci si vive bene e non ci sono problemi di spostamenti, eccetera, parcheggi è ok, traffico gestibile, e quindi piuttosto che vivere in una grande città, non so, come Milano, come Londra, in cui ho vissuto in passato, preferisco molto di più un clima del genere perché è più gestibile, ecco. Altra domanda, colore preferito? Pink, assolutamente pink, come potete anche vedere dalla mia casa, che ha sfumature di rosa all over, non poteva essere tutta troppo rosa, però un pochino di rosa ci deve essere, anche le piramidi dei Pink Floyd, perché no? Ok, colore preferito è rosa. E poi qui ho gusto di gelato preferito. Dipende dalla gelateria. Perché, allora, teoricamente il mio gusto preferito sarebbe tipo qualcosa con l'amarena. Il mio preferito in assoluto è il croccante all'amarena della gelateria qua a Verona, la Romana, perché dentro ha, oltre che le amarene, il cioccolato fondente, la granella di frutta secca, e quindi, cioè, io impazzisco. Però mi piacciono anche tutti quelli caramello salato, cioccolato bianco, arachide, mi piace tantissimo, arachide caramello, cioè tutte quelle cose lì mi piacciono da matti, quindi sì, direi preferito top, amarena. Però anche pistacchio, se è buono, lo prendo. Poi tutte quelle cose col caramello salato e le arachidi. Questo è il motivo per cui io non devo fare due cose contemporaneamente. Mi sono dimenticata il pancake, è tipo esploso nella padella. Vabbè, adesso cerco di tirarlo fuori, dovrebbe essere buono uguale. Cioè non è la prima volta che mi capita, non facciamo finta. E amen. Rip. Ecco qui il mio pranzo, ho un po' di insalata che mi era rimasta perché abbiamo fatto una piadinata a casa mia, abbiamo preso le insalate, le piadine, tutti i condimenti, quindi un po' di insalatina, tacchino, pane di segale e olio, non ho il sale perché già il pane di segale contiene tanto sale, quindi lo limito nel caso ne metto poco sopra se proprio vedo che non riesco a mangiarlo, però sì, pane di segale è un'ottima fonte di carboidrati, però appunto state attenti all'introito di sale perché potrebbe essere un po' più alto di quello che dovete assumere per pasto. Ecco, io lo tengo sul grammo per pasto e quindi questo già ha più di un grammo dentro. Ci vediamo dopo con le altre domande. Sono uscita e tornata a casa perché devo fare una cosa segreta, ancora non vi posso dire niente. E poi sono andata a prendere un po' di cibo per la Lily. E a tal proposito, la prossima domanda è: hai animali? Ovviamente c'è lei. Anche se più che altro è tipo una figlia. Ormai ce l'ho da 2 anni, sì, cioè quasi, da luglio 2020. La Lily. La prossima domanda riguarda il mio lavoro. È un lavoro strano il mio. Io sono una personal trainer, per lo più seguo ragazze online, però seguo anche persone di persona in una palestra qui a Verona che si chiama Anytime Fitness. Qui diciamo che ho esperienza sia online che appunto seguendo vari tipi di persone face to face. In più uso la palestra come base d'appoggio per ricevere le mie ragazze che seguo online, che magari vogliono venirmi a trovare per un allenamento insieme, uso la palestra come base per accoglierle. Oltre a questo lavoro c'è il mio lavoro con i social, e quindi lavoro con Instagram soprattutto, però vabbè, anche qui su YouTube, anche se lo faccio più per hobby che lavoro, cioè non è un vero e proprio lavoro, però fa tutto parte appunto della mia presenza sui social, che comunque è retribuita collaborando con dei brand, soprattutto Prozis, che è il mio sponsor da 2019 ormai, tantissimo tempo fa, e FGM credo ormai da un annetto che lavoriamo insieme, quindi esattamente queste sono le mie occupazioni. Facciamo le altre due molto veloci. Celebrity crush, direi Johnny Depp. Commentate qua sotto qual è la vostra crush. Bevanda preferita? Allora, direi caffè. Un bel caffè lungo, magari anche il cappuccino, però sempre bello lungo. Sì, direi che il caffè è la mia preferita, anche se cerco di non esagerare per non esagerare appunto con la caffeina. Se no,
altre bevande che mi piacciono tanto, però che non bevo spesso perché sono caloriche, sono i milkshake, quindi proprio i frappè con latte e la frutta, io li amo. Altrimenti una bevanda che bevo ma perché non ha calorie per togliermi quella voglia di dolce è la Coca Zero oppure il tè zero, tutte quelle bevande zero, anche se ovviamente cerco di non esagerare perché i dolcificanti tendono un po' a gonfiarmi, quindi preferisco non esagerare quando posso. Merenda di oggi, mentre lavoro, ho fatto una micro pausa, ho fatto questo porridge con farina gusto lemon pie. Secondo me con lemon pie ci sta da dio il burro di anacardi, quindi ho preso questo burro, ne ho messo qua sopra un bel po' come vedete, poi ho la mela, la Lilia qua che ispeziona il tutto e via, un bel ciotolone di porridge. La ricetta la trovate in tantissimi video che ho fatto in precedenza, quindi andate pure a vederla, è molto molto facile. Ragazzi, io sono tornata dalla passeggiata, non sono affatto in mutande, no, per niente. Dai, vi faccio spiare i miei abs, però non più sotto perché sono veramente in mutande. Perché c'è caldo e quindi mi sono dovuta spogliare perché torno sempre molto accaldata dalle mie passeggiate. Comunque, ecco, finisco di rispondere alle vostre domande. Adesso indietreggio e mi piazzo sul divano. Poi mi sono sbagliata, non sono le vostre domande ma sono le domande del tag. Comunque, vabbè, lasciamo stare, sono fusa. Ho segnato che devo dirvi tre mie cattive abitudini. E quindi adesso ve le dico, ve le svelo. Allora, la prima cattiva abitudine è quella di non chiudere gli sportelli o gli armadi. Ed è una cosa che mi irrita, cioè a me irrita vederli aperti, però è come se non, cioè, quando ho cose da fare li apro e non li richiudo, cioè non è che mi dimentico, però prendo tempo a chiuderli. Io mi rendo conto che sono scuse, però vabbè, soprattutto quando sto tipo preparando cose, non so, i pancake o meal preppando, apro uno sportello, lo lascio aperto e mi irrito, e quindi questa per me è una cattiva abitudine perché mi irrito da sola, capito? E poi vediamo cosa ho segnato. A proposito della passeggiata, essere troppo sedentaria, cioè io sono una persona tendenzialmente molto tranquilla e pigra. Mi piace fare attività fisica perché mi fa sentire bene, però io potessi starei sul divano, cioè a lavorare sul divano così, però dopo una certa sento il bisogno di uscire, ma mi piace più l'allenamento in palestra piuttosto che fare attività cardio, quindi tendo a essere un pochino pigra per questo motivo. E terza cattiva abitudine è quella di non prendermi cura di me, nel senso, io sono un problema, non vado dai medici, tipo è un sacco che devo andare dal dentista, non ci vado, ma perché, cioè, non lo so, è che sono pigra anche in questo senso, barra non mi preoccupo tanto di me, cioè mi interessa più di chi mi circonda, ma di me non me ne frega molto, però dovrebbe, perché la salute dentale è molto importante. A parte quella, anche il resto, cioè se ho un problema tendo a dire vabbè, dai, passerà, e poi insomma, ecco, rimando. Quindi ecco, queste sono le mie cattive abitudini. E poi ho anche tre pet peeves. In italiano vorrebbe dire le cose che danno fastidio. Mi dà fastidio quando per esempio le confezioni degli alimenti o le confezioni in generale non vengono aperte bene. Quindi per esempio quando io su Instagram, non so, vedo la gente che usa dei pacchi d'avena che sono stati aperti malissimo, cioè tipo strappati con tutto il bordo irregolare, cioè io impazzisco, per me è una roba che non si fa, cioè non si può fare, peggio degli sportelli. Vestirmi subito dopo la doccia a me è una cosa che irrita profondamente, cioè mi dà proprio fastidio sentire i vestiti addosso dopo quando sono un po' umidiccia. È una cosa che devo fare perché di solito faccio la doccia in palestra e poi subito dopo mi fermo lì a lavorare, oppure appunto ho le lezioni personal o il turno di lavoro, e quindi spesso devo farmi la doccia e poi vestirmi subito dopo. Infatti cerco di vestirmi con dei pantaloni un po' più larghi, così lascio un po' respirare la pelle, è un po' meno traumatico, però vi giuro, mettermi i vestiti stretti dopo la doccia per me è una cosa insopportabile. E poi terzo pet peeve che
non mi viene in mente ora perché non mi sono accorta che non l'ho scritto. Ci devo pensare un attimino, però ci penso e ritorno. Ok, mi è venuto in mente dopo alcune riflessioni. Scherzo, è che non voglio dire le robe banali tipo l'unghia nella lavagna, quelle robe lì, cioè quelle danno fastidio penso a tutti, voglio dire robe che sono un po' particolari. Allora, una cosa particolare che si può collegare anche al fatto di aprire male le confezioni, però è leggermente diversa, è quando tipo le fette degli alimenti non vengono tagliate precisamente. Per esempio, appunto, quando non viene tagliato bene il pane, oppure mi ricordo una scena epica a casa del mio ex ragazzo, ma quello ancora vecchio vecchio, cioè tipo eravamo al liceo, no, non al liceo, all'università, primi anni dell'università, vabbè, non c'entra niente, però c'era sua mamma, ha detto: volete del salmone affumicato? E sapete che il salmone affumicato è nelle vaschette tagliato a fette, no? E per me, volete del salmone affumicato vuol dire con la forchetta prendo una fetta, la tiro su e me la metto nel piatto. E dopo questa frase, lei ha iniziato a raschiare il salmone con la forchetta. E io vi giuro, stavo per impazzire, cioè tipo guardando la scena, io non ci potevo credere, ero rimasta lì allibita, tutti nella tavola che non cagavano di striscio la scena. Però vi giuro, cioè, a me avere il salmone tipo tagliato a sfilettini ha turbato tantissimo, non sono riuscita a mangiarlo, cioè io ho delle fisse particolari, non lo so, se il cibo non è tagliato bene, se ci sono fette irregolari, mi dà un po' fastidio. Ecco, questa è una cosa particolare su di me. Ognuno ha i suoi disagi mentali, suppongo. Bisogna accettarli e saperci convivere. Eccoci qua. Allora, perdonate il capello, ma lo avevo raccolto e adesso, vabbè, è un po' selvaggio, però se selvaggio ci piace, poi anche il toppino di Metallica, cioè cosa volete di più dalla vita. Finiamo il video con le ultime tre domande. Mi sono dimenticata di dire che io ho cenato, però era la stessa identica cena dello scorso vlog, quella pasta di riso con, stavolta anziché il salmone ci ho messo il tonno e gli asparagi, quindi proprio uguale. Rimaniamo in tema cibo, infatti la prossima domanda è: la cosa più strana mai mangiata? Allora, vi ho detto che sono stata in Erasmus a Edimburgo. Approfittando del fatto che fossi a Edimburgo, sono andata a fare una specie di giro in macchina dell'Islanda. Mi pare di essere stata una settimana e abbiamo proprio fatto tutto il giro in macchina dell'Islanda. Nonostante la maggior parte della gente visitasse solo la parte sud, noi proprio scellerati siamo andati proprio anche nell'estremo nord, neve, cose estreme, tempeste, vabbè. A parte questo, la cosa più strana mai mangiata è stata proprio la balena, la carne di balena. È un prodotto locale, c'era un ristorante di pesce molto molto buono a Reykjavik che aveva pesce freschissimo, c'erano tanti tipi di pesce pescato lì, c'era anche la carne di balena e niente, quindi questo è stato il cibo probabilmente più strano che ho mai mangiato. Ho mangiato anche la carne di renna quando sono andata in Svezia. Però penso che la balena sia più strano. Oddio, ho appena pensato che essendo stata in Scozia per 6 mesi ho ovviamente provato l'haggis, che è uno dei piatti tipici scozzesi, ed è questa specie di budello ripieno di tutti i tipi di interiora possibili e immaginabili, ma vi giuro che è strabuono e molto molto speziato, non si sente praticamente che sono interiora. Da provare, secondo me è diventato uno dei miei preferiti sinceramente. Ma in generale io quando viaggio ho proprio la fissa di prendere il piatto più strano nel menù e provarlo, perché io non sono una schizzinosa, anzi mi piace provare un sacco di cose, mi piace tutto, non ho problemi con nessun alimento e quindi quando c'è da provare cose strane io ci sono. Penultima domanda, tatuaggi. Non ho tatuaggi, potrei essere forse l'unica persona al mondo a questo punto che non ha tatuaggi, perché tutti praticamente li hanno, ma sì, io non lo so, ho un problema, nel senso che su alcune persone mi piacciono i tatuaggi, ci sono alcune persone veramente che li fanno belli e li sanno portare, anche hanno uno stile particolare, quindi ci sta. Su di me proprio non me li vedo e sinceramente non so nemmeno
se c'è qualcosa che vorrei avere addosso a vita. Non vedo il motivo di farmi un tatuaggio. Al momento, poi, oddio, mai dire mai, però penso proprio che rimarrò così. Ultima domanda, l'ho voluta fare tema palestra perché era un momento imbarazzante, però io ci ho aggiunto in palestra, perché comunque siamo un canale fitness, quindi ci piace parlare in palestra. È un momento imbarazzante in palestra, penso che il più imbarazzante mai vissuto nella mia vita è stato una volta che ero in Inghilterra, precisamente a Guildford, quando facevo la magistrale, ero gasatissima perché dovevo fare 90 kg di stacco e a me sembrava tantissimo, cioè ero stragasata, sono partita carichissima, guardate che figa che sono, che faccio i chiloni, bla bla bla. Parto, carico il bilanciere, convintissima di me, insomma, gasata, musica a palla, faccio per alzare il bilanciere. E lo sento un po' strano, cioè lo sento come se si alzasse in modo asimmetrico. Mi fermo ancora prima di alzarlo, riguardo bene la postazione, cioè mi metto in centro al bilanciere. Ci riprovo, stessa sensazione, seppure io fossi assolutamente al centrale al bilanciere, quindi non c'era motivo di questa asimmetria. Arriva un ragazzo e ovviamente in inglese mi fa... guarda che hai caricato 10 kg in più da una parte. E io tipo mi sono fermata imbarazzatissima e ho detto no, vabbè. Dalla foga di fare il nuovo record, ho dimenticato di mettere i 10 kg da una parte e quindi ecco perché lo sentivo sbilanciato. Niente, però dopo l'ho messi e ho fatto veramente i 90 kg, quindi vabbè, amen. Sai quando partite proprio carichi e poi vi demoliscono così, vabbè. Poi io mi immagino quelli attorno che mi guardano e dico sta poveraccia. Comunque, siamo arrivati alla fine del video. Spero che questo format un po' diverso vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Più che altro le mie giornate sono abbastanza uguali e in più ci sono dei progetti ancora segreti che non vi posso rivelare. Infatti oggi ho combinato qualcosa, però non vi posso dire niente. E quindi, non potendovi dire tutto della mia giornata, ho pensato di portarvi un contenuto un po' diverso. Quando la gente si scoraggia di venire in palestra e le palestre quindi saranno un pochino più vuote, mi impegno a filmarvi un bel workout in sala pesi, però appunto ancora adesso è un po' complicato perché spesso la palestra è piena quando ci vado io e sono gli unici orari che a me vengono comodi per la mia routine. Basta, quindi quando la gente perderà un po' di coraggio e non verrà più in palestra, mi impegno per filmare video dei miei allenamenti, perché adesso filmo qualche clip ma sul telefono e poi carico tutto su Instagram, quindi se non mi seguite ancora, il mio nome è Clara Monaco su Instagram e da lì potete vedere un sacco di video workout ogni volta che mi alleno. Poi vi ricordo che i link per supportarmi sia nell'acquisto del mio logbook, che è un diario di allenamento che potete compilare per ottimizzare i vostri allenamenti, tutti i link li trovate qua sotto. Questo logbook l'ho creato per aiutarvi a tenere traccia delle vostre progressioni e migliorare in ogni allenamento. E in più ci sono anche i link di Prozis e FGM, che sono i brand con cui collaborano. Questi sono i brand con cui collaboro. Se volete supportarmi e avere il massimo di sconti e omaggi in quei due siti, il mio codice è ClaraM. Direi che è ora di salutarvi. Vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video.